Ed eccoci giunti alla tanto attesa finale della stagione 2017-2018, cioè la finale del Master Boccette. E beh, c'è una bella sorpresa perché alla sua prima finale Gianni Lugli, il 54enne di Carpine in provincia di Modena, ma tesserato per Reggio Emilia, questo ve lo ricorda. Seconda finale consecutiva invece per il campione italiano Daniele Ricci. Alla sua terza stagione da master, questo 35enne della provincia di Rimini, eppure è diventato l'uomo da battere. E quindi con l'arbitraggio del signor Pompeo Marilunga possiamo dare il via a questa attesa sfida che, ricordiamo, essendo la finale, si disputa al meglio non dei tre, ma bensì, caro Loris, dei 5-7, come dice, sì, perché ormai sì. Quanti anni sono? Tre anni, e diciamo che al quinto set non ci siamo ancora mai arrivati, finora nelle prime edizioni, sia nelle boccette che nella corisiana. Intanto Ricci apre, come di consueto, con un suo modesto solo 8 di bocciata, che per lui è quasi basso. C'è da dire che è assolutamente inarrivabile in tutti i fondamentali, mentre Gianni Lugli, ecco, possiamo dire che in accosto è davvero un giocatore eccezionale. Oltretutto a completamento di una stagione che li ha visti a concludere la regular season, cioè dopo 15 giornate di campionato, a pari merito. 27 punti, merito entrambi ovviamente di 7 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. Questo perché la stagione regolare si disputa al meglio dei 2 set, quindi è contemplato anche il pareggio. Nell'eventualità di 1-1 viene dato un punto a ciascun giocatore. Il giocatore che vince 2-7 e quindi finisce 2-0 si aggiudica invece 3 punti. E dicevo, nessuno come loro. La differenza stava soltanto tra i punti fatti e i punti subiti, dove c'è stata una prevalenza di Daniele Ricci, che ha completato le 15 giornate della stagione regolare con 1.360 punti contro i 1.248 dell'avversario, quindi 112 punti in più. E poi i punti subiti, anche qui vantaggio il campione italiano in carica, ne ha subiti 1.085 contro i 1.106 dell'avversario, anche qui una differenza abbastanza sottile di 21. Due giochi completamente diversi, però viene da dire, vero? Due stili di gioco completamente diversi. Sì, però qui Lugli comincia a sbagliare nel suo fondamentale. Il tiro sì, ad effetto. Ho appena detto che è un fortissimo giocatore in accosto e vedrete tanti tiri a effetto, amici sportivi. L'avete visto prima da parte di Valentino Cristofori nella semifinale, che era una riedizione della finale dell'anno scorso da parte appunto del vice campione italiano, ma in questo, ecco, devo dire, Gianni Lugli è davvero maestro. Forse però, viene da dire, visti gli errori commessi, che sente un po' la pressione, la prima volta in finale per lui a disputarsi un titolo così importante. Sì, per Gianni Lugli, da quando è nei Master, è sempre stato un protagonista, non ha mai rischiato di retrocedere, anzi ha fatto più volte parte dei sette che si giocavano il titolo. Sì, Master dal 2011, quindi per lui questo è il settimo anno. E però questa è la prima occasione che si gioca il tricolore nella partita decisiva. A dire la verità, ha fatto anche un terzo posto alcuni anni fa, adesso ci presenta un tiro a tre sponde, col quale marca 4 punti. I primi punti di rimessa sono di Gianni Lugli, che ha preso anche il punto, ma per Ricci dovrebbe essere una formalità andarsi a guadagnare con semplice due sponde il diritto alla bocciata per la seconda volta consecutiva. E Ricci se la gioca bene, sì, con un pochino lungo, sicurezza, ma diciamo in sciolte, in supplessa, sì, diciamo da dire. Così. Ha rischiato con un attimo di disattenzione andare lungo di un giro e mezzo, e si giocava all'accosto, ma non è così. Due punti quindi, perché ricordiamo per i non addetti, i meno specialisti, che nel gioco delle boccette master si gioca ad accostare al pallino blu quante più biglie possibile, ogni giocatore ne ha 4, rosse in questo caso Ricci e 4 bianche invece Lugli. Forse vediamo se... No, la fa poi con la terza passata, non l'ha fatto con la seconda, ma l'ha fatto con la terza. Bocciata da 8 apertura, bocciata da 10 la seconda. E in questo devo dire Ricci è veramente impressionante. Il giocatore con la bocciata più facile, a vedere così, che si presenta. Nel suo tiro c'è tutto, l'eleganza, anche, chiamiamola, la realizzazione, perché paglia pochissime volte. Ecco, questa è una bellissima accosta.
l'impressione di essere un tiro facilissimo, ma ne abbiamo visti tanti invece che di bocciato. Che tutt'altro, sembra un tiro facile, la bocciata non lo è. Vuoi spiegare perché è un bellissimo accosto quello di Lugli? Perché è andato abbastanza vicino al pallino, ma Ricci risponde in maniera eccezionale, perché con questa quattro sponde d'effetto riesce a prendere il punto. Dunque la giocata di Lugli era da apprezzare, perché non era comunque infilata per il realizzo, abbastanza attaccata al pallino, costretto Ricci a giocarsi una quattro sponde, e come vedete però la risposta è stata da campione, e d'altronde il campione non lo è per caso. In questi tre anni in cui è riuscito a diventare master, Ricci sembrava un predestinato già da tantissimo tempo, ma ha dovuto aspettare abbastanza per entrare master, è sempre stato un protagonista. Al primo anno ha vinto la classifica, al secondo ha vinto il tricolore, quest'anno si è ribadito migliore nella regular season e si gioca. La peggiore delle ipotesi è il vice campione italiano, quindi devo dire per tre anni master è comunque eccezionale. Non ci ha approdato, come dicevi tu, giovanissimo, è vero, non come altri che lo erano, tipo Valentino Cristofori, che già da giovanissimo sono rivelati come giocatori eccezionali. Anche se a Valentino Cristofori c'è da annoverare che manca ancora la vittoria nel tricolore, esatto. Tricolore dei master. Ricci, che comunque si è segnalato ad appena 15 anni, vincendo a Cervia, Palazzo Sport di Cervia, dove tu sai che facciamo per il 24esimo anno consecutivo il meglio del biliardo, vincendo il titolo romagnolo a quei tempi di terza categoria, era il più giovane di tutti, 15 anni, li mise in fisa tutti, e da lì partì una carriera che poi l'ha portato a diventare quello che è. Allora, intanto Lugli con i suoi bellissimi accosti ha messo in difficoltà il campione italiano. Adesso si trova ancora due biglie a disposizione per provare l'attacco, cosa che gioca benissimo. Sono 16 punti pesantissimi, parità, 20 punti a testa. E devo dire, Lugli ha avuto, così, rispetto alla semifinale che abbiamo visto giocare contro Naderi, ecco questo guizzo, lo vediamo anche nel giocare in attacco, tra parentesi molto bene, perché bellissima realizzazione. Ancora una biglia a disposizione e ha già l'accosto, quindi ha una situazione ottimale con una biglia di Ricci ottimamente piazzata, va a questa candela. Peccato, l'ha giocata solo un pizzico larga, vediamo se... Però, insomma, con un solo pallino, e deve essere ancora bocciato, essere davanti a Ricci, che ne ha bocciati due, ha fatto 10-8, sì, è un bel andare. L'unico tiro di rimessa effettuato da... due tiri di rimessa effettuati da Lugli, ben 20 punti, la dicono lunga sulla voglia di emergere che c'ha questo carpigiano, che è sempre comunque un giocatore elegantissimo e anche... elevatissima tattica di gioco. Stavo per definirlo, scusa se può sembrare irriverente, il Paul Newman delle boccette, ma qualcosa c'ha. Ma devo tu dire, sai se Paul Newman era mancino? No, perché questo non lo so. Ecco, peccato. So questo, oltre ad essere uno straordinario attore, era anche un pilota, un bravissimo pilota, ma se fosse mancino e giocasse a biliardo, beh, l'abbiamo visto, sì, l'abbiamo visto nei due film più famosi che riguardano il biliardo della storia americana, ma non me lo ricordo. Era Lo Spaccone, il primo, e Il Colore dei Soldi, con un giovane Tom Cruise, il secondo. Però non mi ricordo se giocasse mancino Paul Newman. Una domanda interessante. Sì. Vabbè, a questo punto potremmo paragonare Paul Newman a Gianni Lugli se fosse mancino, visto che tu hai fatto l'inverso. Sì, comunque voglio dire, non tanto perché Paul Newman giocava a biliardo, l'associazione che gli ha fatto è che c'è una vaga somiglianza tra Lugli e il Paul Newman, ovviamente maturo, insomma. Ora va alla tre sponde in attacco Lugli, attenzione, perché sbaglia tutto stavolta. C'era una possibilità di realizzare che è stata mancata da Gianni Lugli. Naturalmente, essendo mancino, aveva la possibilità di una penetrazione migliore in entrata, ma in effetti gli è scappato il colpo e, diciamo, ha colpito di prima passata. Allora, forte della biglia di vantaggio, il campione italiano adesso va a un accosto o da due o da tre. Tocca il pallino dopo due, comunque ritocca anche dopo corta lunga anche la seconda sponda corta, e l'accosto, devo dire, eccellente. Lugli che si appresta alla presenza della casa, tre o quattro sponde d'effetto, gli fa più gioco la tre. Per spostare il pallino da parte bassa, beh, per prendere il punto c'è, ma... Un po' largo, un po' troppo da largo, dire, sì. Un po' troppo largo per mettere in difficoltà Ricci. Sì. Anche perché è una biglia, una boccetta di vantaggio. Adesso c'è quel bello spazio tra la sponda lunga e il pallino.
che significa che la biglia è difficilmente attaccabile. Lo è, ma difficilmente. Per l'accosto però può creare dei grattacapi, un eventuale appoggio su quella rossa e poi se scivola la bianca sul pallino. Per Ricci comunque da conquistare il diritto alla bocciata. Non so se l'ha presa. Sì, è bianca, bianca. Ricci può farne tre, deve comunque appoggiarsi su quel pallino. Può fargli gioco anche l'appoggio sulla bianca, ma smezzandola, perché se la prende piena può rimanere più vicino alla bianca. E in effetti arriva un errore da parte di Ricci. Se l'ha preso, gli è andata bene. Non se l'è giocata benissimo. Siamo nelle mani dell'arbitro. Sono nelle mani dell'arbitro. Però Ricci poteva far di meglio. Prego la regia, ecco, grazie a Pietro Solivecchia. Mari lungo alle prese con un gioco corto. Sì, difficile misurazione perché qui ovviamente la distanza non è ampia, ma molto molto sottile, quindi si va per il millimetro, insomma, o anche meno. Anche se a me sembra rosso, ma sembra Ricci. Bianco. Sì, è bianco, nonostante la mia impressione era solo apparenza. E quindi arrivava, sì, un errore grave da parte di Ricci. Grave, oddio. C'è da dire che in effetti era stato eccellente l'accosto di Lugli. Il quale pone invece, a differenza di Ricci, che la fa scorrere il pallino al di là della mezzeria, viene posto come fanno quasi la totalità dei giocatori. Ricci è uno dei pochi che fa scivolare la biglia al di là, il pallino al di là della linea di mezzeria per la bocciatura. Allora, vediamo se arriva al 12. Sì, 12. Paga a carissimo prezzo l'accosto mancato di Daniele Ricci, e questo sarà sicuramente un po' la fisionomia di questo incontro. Lugli che cercherà di mettere alle strette Ricci in accosto perché sa che è un bocciatore infallibile. E quindi Ricci dovrà soffrire se vuole riconquistare o conquistare per il secondo anno consecutivo il tricolore. Non si potrà abbandonare più di tanto perché in accosto avrà vita dura con questo Lugli. Beh, intanto stavo guardando, no? Rispetto alla semifinale giocata contro Alessandro Naderi, c'è stata anche questa bella crescita complessiva da parte di Lugli. Sì, oltre che nell'accosto. Ma nella partita con Naderi si è giocato punto su punto e sempre molto stretto sul pallino. Ricci ha un gioco più arioso e consente a Lugli anche qualche situazione un po' diversa. E per il momento diciamo che la differenza la stanno facendo quei 20 punti di rimessa che ha fatto Lugli in quei due tiri da 16 e da 4. Poi dobbiamo metterci anche le due bocciate, un 12 e un 2. Ricci ha fatto meglio, un 10-1-8, ma adesso diciamo che ha sul groppone quei punti di rimessa che gli ha fatto il suo avversario. Ricci ancora non ne ha fatti di rimessa. Lui gli gioca bene in accosto. Molto è sempre bene. Lì, è sempre lì. Molto molto bene. Si affrontano le prime due firme della stagione regolare, ricordo 27 punti entrambi, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi, 2 sole sconfitte. Invece per stabilire l'ordine della classifica, primo Ricci in virtù dei punti fatti, più di quelli di Lugli e minori quelli subiti. Ricci si affida ad una 3 o 4 sponde d'effetto e no, non e va, arriva l'errore. Non va. No. Nel gioco stretto anche Ricci deve rivedere soffre. Un po' di cose. Adesso ci riprova, sempre ad effetto. Vediamo se ha preso le 4 misure. 4 sponde, sì, però rimane il punto del bianco. Il set ball per Gianni Lugli è... Eh sì, in arrivo. A portata di mano, con 5 bocce sul 43. E allora, vediamo se arrivano le tre. È abbastanza semplice, 3 biglie, 3 boccette in accosto significa 5 punti.
Certo che è stato un set abbastanza veloce per il momento. Sì, sì, come mi aspettavo, Ricci è un giocatore molto veloce e lui ha avuto appunto queste belle sortite, una bellissima seconda bocciata, 20 punti di rimessa, soprattutto quella da 16, ne stanno facendo un set molto veloce. Andiamo a vedere il primo set ball da parte del modenese, tesserato per la provincia, per Reggio Emilia. Siamo molto vicini alla chiusura. 4, c'è la chiusura. Arriva la chiusura del primo set con questi 10 punti di bocciata. Devo dire una marcia eccezionale, tant'è che liquida addirittura il campione italiano nel primo set 53-20. Questo Lugli è un osso duro quest'oggi, eh. È un osso duro. Anche per un campione della levatura di Daniele Ricci. Secondo set parte come se chiusi il primo. Sì. Con sono solo 8 punti, solo perché in realtà avrebbe meritato un 10 perché il birillo esterno ha tremato e non è caduto. Insomma, sta giocando questa sua prima finale da master, da outsider, ma con grande sicurezza. Il campione italiano è costretto a inseguire. Sta giocando anche largo, in accosto. È vero che prevale Lugli negli accosti, però qui un po' troppo largo. Se lasci queste autostrade, questi spazi. Tiro ad effetto di precisione, questa è una rarità, perché ad effetto magari per allargare il gioco sono in tanti a giocarlo. Lugli l'ha giocato per fermarsi di colla propria, non è stato impeccabile in questa esecuzione, però il punto gli è arrivato lo stesso. Dal punto di vista tecnico era un altissimo coefficiente di difficoltà il tiro. Angolo di calcio, corta e lunga. C'è ampio spazio per inserire la propria biglia in accosto. Terza biglia per il modenese. L'ha preso. Piccola sbavatura, ma il fatto che lo prenda sempre è un buon segnale, per lui naturalmente. È un po' meno per Ricci, che invece è costretto sempre a cercare di rimettere a posto le cose e quindi sta sicuramente soffrendo un po'. Ricci è abituato a giocare con più nonchalance, invece adesso deve tirare fuori il meglio di sé per tenere testa a questo Lugli. Prova l'appoggio sulla propria, ma se prende pieno non va, e in effetti non va. Non va. Non va. Non va. Ricci si gioca la boccetta di vantaggio, momento delicatissimo della sfida, sbaglia pure questa. Alla fine gli viene in soccorso un tocco nella propria boccetta per mandare la propria in prossimità del pallino, ma forse non so neanche se l'ha preso, Non so se l'ha preso. Mi sa che non l'ha preso. Infatti vediamo il segno di Lugli che chiede aiuto all'arbitro Marilungo. È già bianco, no, gliela riconosce. Vedrà che Lugli si accontenta. 2. È strana questa cosa che non abbia provato a giocarlo, però vabbè. No, beh, non poteva rischiare di lasciare il pallino Ricci, che giocare in quello stretto. Sì, hai ragione, Sai, questi sono giocatori che non regalano nulla, ma naturalmente sanno benissimo che un errore lo pagano carissimo, e quindi Lugli si porta a casa il capitale della bocciata per la seconda volta esecutiva. Allora, seconda bocciata di questo secondo set, Gianni Lugli. Allora, due in seconda passata, solo due. Sì, solo due. Ecco,
questo può sicuramente rilanciare un po' Ricci, che si è trovato comunque in una situazione difficilissima, non è ancora risolto niente per lui perché ha già perso il primo set e deve dare una svolta alla partita cominciando a prendere il pallino in mano. Questa si è giocata benino. Questa è buona, non bellissima perché non sono vicinissime, ma è buona. Perché... effetto 4 sponde dalla parte opposta di Ruggi. Tanto passato vicino al castello. E lontano dal pallino però. Sbaglia Ruggi. E adesso sicuramente l'inerzia di questo set... dopo questo errore può variare. Decisamente sì. Può variare perché se l'avesse preso ancora il punto, magari anche in maniera straordinaria come fatto in precedenza, per Ricci crescevano le ansie, mentre così sbaglia anche questa Luigi perché non va, diciamo, vicinissimo al pallino e lascia a Ricci l'opportunità di giocare una tre sponde. Anche se, diciamo, un po' esagerato dire che sbaglia. Perché... no, ho sbagliato, infatti ero in attesa che ti correggesse, l'ha sbagliato. Quella. No, pensavo di un errore un po' diverso, perché da come era impostata sembrava potesse essere diverso come soluzione. Va bene, si riprende un buon accosto di tre sponde. Ultima biglia della giocata per Lugli. Una tre sponde di nuovo ad effetto. Deve portare il pallino verso la propria bianca, sempre un po' stretta. Anche me. Vola via. È sbagliato. Niente, lascia due biglie a disposizione adesso per Ricci per giocare come vuole. Ha già l'accosto e quindi ci prova con due sponde a passare tra sponda lunga, sponda corta e poi a mandare la fatta un pochino larga. Adesso non può fare niente di più che farne tre. È il massimo risultato che può aspirare, a meno che non si vada a cercare un tiro avveniristico, una tre sponde sbracciata per prendere quella boccetta laterale rispetto al castello. Ricci ci prova. Mi piace perché è uno spirito avventuriero, non lo prende. Non era semplice prendere quella perché c'era pochissimo spazio di entrata e poi il rischio era di prendere la propria combinando dei guai. Allora, primi punti dall'accosto per il campione italiano di questo secondo set. Ricordiamo 1-0 per Gianni Lugli. Allora, apre con un 8. Otto punti di bocciata e in questo devo dire non è assolutamente calato rispetto alla semifinale con Valentino Cristofori. È notevolmente salito e Lugli, il quale però nella bocciata precedente ha fatto due soglie e difatti non è riuscito ad allungare. È bello, un bel accosto. Fa notare all'arbitro Marilungo che i birilli del filotto non sono perfettamente allineati. Risponde. Buono. Ben giocato. Veramente bel giocato che Lugli, la vedete, ci pensa a lungo sul tiro da effettuare. Sì, perché qui prendere il punto vuol dire giocarsela bene. Tre sponde, gioca la tre sponde per alzare un po' quel pallino, gli può far gioco anche fermarsi lì con la propria. Se entra troppo stretto però, si incunea, ce la fa forse con l'ultimo respiro. Sì, qui... Sei preso o l'ha preso? L'ha preso, ma era importantissimo prenderlo, Ma è arrivato proprio al pelo.
Sentiamo intanto che Ricci, di consueto, tiene nell'altro palmo dell'altra mano anche la biglia successiva da tirare. Quasi nessuno degli altri giocatori lo vediamo fare. Non riesce a spostare la biglia di Lugli e quindi rimane in accosto la bianca. Sì, ha sbagliato la direzione, giocata troppo larga. Adesso con l'ultima può prendere l'accosto, ma credo che per Lugli l'occasione di guadagnarsi tra bocciata sia grandissima, e poi può giocare anche l'ultima di rimessa. Qui c'è anche la possibilità di giocare per il realizzo con una bracciata. Si può mandare il pallino contro la rossa e la rossa contro i birilli. Ecco, questa è la mimica dell'eventuale tiro. E Lugli ha anche il vantaggio di avere la possibilità di giocare di mancino con spazio di entrata superiore ad un destro. Grandissima giocata di Lugli. Era questo il tiro che in qualche modo poteva avere 4 punti. Gli effetti migliori. Non sono i 4 punti, sono anche... Come ha posizionato adesso il pallino. Sì, perché Lugli può giocare il calcio, farlo passare sul castello e fare l'accosto con le con boccette la propria bianche. Biglia. Certo, potrebbe fare addirittura 5 punti, sarebbe anzi... Ma i 5 punti passano anche attraverso il rischio di qualche birillo, quindi è un momento che può dargli questa possibilità, ma Lugli si accontenta dell'accosto, sa che non può permettere di dare il pallino a Ricci e quindi boccia sul 18-10. Io non ho dubbi che qui Ricci avrebbe tirato sul pallino. Poteva. Sì, poteva. Per fare 5 punti di accosto e soprattutto per fare punti di castello. Magari in una fase di partita diversa anche la scelta di Lugli sarebbe stata quella che dici tu, ma in questo momento, sapendo di essere davanti in classifica, di avere un giocatore che di bocciata non sbaglia niente, non è da criticare la scelta di Lugli, anzi forse... No, mi sento di criticare, stavo semplicemente dicendo che invece da Ricci mi sarei aspettato una scelta d'attacco. E intanto marcia, ritmi pazzeschi, anche in bocciata. 10, 28-10, di nuovo un parziale impietoso nei confronti del campione italiano, 18 punti di vantaggio. Se non sbaglia neanche in bocciata, devo dire Lugli sta facendo davvero una finale straordinaria all'altezza della stagione straordinaria. Soltanto l'abbiamo visto un po' in difficoltà nel corso del primo set, poi finita 2-0 in semifinale contro Alessandro Naderi, perché lì un po' imbrigliato dal gioco del Perugino, che soprattutto nel primo set ha saputo contenere Lugli, un gioco di accosto notevole, tutti e due fortissimi nel gioco d'accosto. Ottimo. Striscio di calcio. Stretto? No. Buono. Notevole accosto da parte di Ricci. Tanto errore da parte di Lugli e lascia l'accosto alla rossa. Due biglie adesso a disposizione per Ricci, che è entrato un pochino in fibrillazione. Prima in semifinale contro Cristofori era sicuramente più sereno, il gioco girava meglio. Adesso si trova imbrigliato da un gioco molto stretto dall'avversario, che non stava sbagliando quasi nulla. Ti do un'informazione di servizio: durante la fase regular season Ricci ha vinto con Lugli 2-7-0, 50-22 e 50-15. Sembrava in quel momento, era la sesta giornata, un Ricci che fosse nettamente superiore a Lugli, ma Lugli poi è cresciuto tanto e adesso nella finalissima sta facendo vedere a Ricci che non è più quello quell'occasione.
sperava che le biglie lavorassero per lui, invece non tanto. Beh, alla fine rimane l'accordo. Sì, regalatogli poi dalla biglia di Lugli. Adesso vediamo se decide ancora un tiro d'attacco Ricci, o si va a prendere il terzo punto, visto che già, ne ha già due a disposizione. Ma un tiro di bocciata. Semplice, ma addirittura zero. Beh, sbagliare così però, questo è due soli punti. L'ha giocato in supplesse, però che non era una bocciata col pallino messo dove tira lui e con una biglia che ha un peso superiore rispetto al pallino. 8. Vediamo se in terza passata ne marca ancora due. No, rimangono gli 8 punti. Sì, sì, il marchio di fabbrica c'è. C'è tutto. Lugli rimane lontanissimo dal pallino, sa che con Ricci non può dare spazi a tiri di rimessa e soprattutto sa che ne ha di più ai punti del suo avversario e quindi è Ricci che deve recuperare, non lui. Ricci che però, come vedete, si avvicina al pallino in maniera decisa. Non sono infilate le biglie. Costringe Lugli a giocare di precisione, ma attenzione, errore sempre dietro l'angolo. Eh sì, arriva. Lugli costretto a giocare un po' forzato. E lascia la biglia di vantaggio al campione italiano. Una spinta eccessiva alla propria giocata, la sponda laterale, come in tante altre occasioni, ha penalizzato questo modo di tirare. Volta fa un errore un po' meno grave, ma come vedete si allontana tantissimo con la propria, lasciando Ricci, oltre che la posizione di vantaggio, un gioco facile per mantenerla e per creare le pregiudiziali del guadagno del accosto e del pallino da bocciare. La porta sotto, giocando un tre sponde, anche in questo caso attaccato al pallino Ricci, è lievemente infilato. Sì. Non completamente, perché è staccato di un dito, due dita dal pallino, quindi comunque Lugli deve azzeccare di precisione. È un invito però ad attaccare. Sì, d'altronde la boccia di ritardo ce l'ha e pensare di guadagnarla non è così facile. Lugli potrebbe scegliere di giocare la tre sponde per fare dei punti e avvicinarsi al traguardo. Ne ha 28. Certo, 16 Ricci punti 20. Fanno gola. Sì, 16 hanno coda lunga. Sono convinto che alla fine Lugli sceglie la prudenza. Sì. Va in accosto due sponde nella speranza di portare in basso il pallino, magari in prossimità della propria bianca. Invece no, lascia l'accosto semplice, una formalità. La conquista del pallino e infatti viene concesso con molta galanteria. No, poi l'arbitro invita a giocarla, ma diciamo che questo è scontato, che Ricci si prenda la costa. Due punti, 22-28, tiro per scavalcare l'avversario, passare per la prima volta in testa, visto che tutta questa sfida è partita all'insegna di, vabbè, parte nel primo tiro Ricci con la prima bocciata del primo set, che aveva fatto 8, se no si è sempre trovato ad inseguire. Allora, 10. Dovrebbe essere 12 stavolta, via. No. Trema, si alza dalla sua sede ma poi vi ritorna, non fortunatissimo in questo caso comunque, sottolineiamo ancora una volta la bravura nel fondamentale della bocciata da parte del riminese. Passa avanti, più 4. E soprattutto c'è un pallino sotto il castello, lo va ad attaccare subito Lugli con una 5 sponde, certo che ci vuole un bel coraggio.
perché se entra dentro combina un guaio, e combina un guaio grosso, anzi consegna la partita con 16, anzi 12 alla fine. 12. Diciamo che sembrava solo il rosso, invece la bevuta da 12 dà la possibilità a Ricci comunque di averne 44-28, un karakiri inaspettato da parte di Gianni Lugli. Questo devo dire sì, anche perché non era, da come l'avevamo visto, un giocatore avventuroso, me lo aspettavo più da Ricci. Non c'era bisogno di forzare, perché il set, anche se era passato dietro di 4 punti nei confronti del campione italiano, ma era ancora un set equilibrato. E invece così gli consegna quasi l'1-1, a meno che non voglia ripetere di nuovo l'esperienza, ma non credo. No, ora non c'è la possibilità di fare le 5 sponde, però può tirare la 3 sponde sul pallino per fare 16. Dei punti. Certo che però se alzi il pallino sul castello poi consegna a Ricci la possibilità della chiusura. Ricci è meno 6, 2 birilli di rimessa oppure un realizzo diretto di 3 bianchi. La boccia di vantaggio ce l'ha Lugli, però deve recuperare 16 punti. Ci prova con il tiro a 3 sponde, se manda il pallino sul castello può far punti, però poi dopo dovrà aspettare. La giocata di Ricci sbaglia anche questa Lugli. No. E dopo gli consegna l'accosto. 28-10 se ricordo bene, o 28-12. No, era 28-10, 18 punti di vantaggio. Adesso è cambiata. Beh, il vento è cambiato notevolmente, certo fa differenza quei 12 punti di bevuta. Adesso gioca lunga corta per fare i punti con la rossa. Gioca per fare 2 tiri, per far partita deve fare i punti con questa e poi con la prossima. Ne fa 8 ma prende il punto e quindi sul 36 è comunque in una posizione congrua per cercare la chiusura con l'ultimo tiro. Quindi Ricci deve chiudere, perché sul 44-36. L'altro potrebbe fare 16 e chiudere, certo. Ricci comunque accetta il rischio, voglio vedere come fai a fare 16, dice Ricci, con questa boccetta tra non i la piedi. Mette vicina. No, però deve stare in allerta, Ricci può anche prendere 16. Certo che qui se indovina questa Lugli mette una seria ipoteca al tricolore. Diversamente si rimette in gioco tutto quanto. Vale la pena di rifletterci a lungo, perché questo non va di rimessa sicuro, va la sbracciata sul pallino. Certo che far 16 con quel pallino lì, vediamo, va per chiuderlo il set. Insomma è troppo sbracciata, mi sa. Gli poteva far gioco anche il tocco alla propria, invece così consegna a Ricci la possibilità di farne 3 oppure di giocare addirittura il calcio sul primo. No, ne fa 3, poccia sul 47. Sì. Sul 47 bisogna fare 2 birilli. Ricci non ne ha sbagliato uno per il momento. 3 punti. E qui 3 punti per Ricci. Può rimettere le cose a posto Ricci, ma non deve sbagliare la bocciata. Finora nel primo set non ne ha sbagliato uno, nel secondo altrettanto. Palla per il set. E non sbaglia. Sbaglia. La macchina non si distrae proprio. Attenzione che arriva il 12. Quando non serve arriva addirittura il 12. Ne bastavano 2, arriva lo strike. 39-36. Beh, sulla bocciata nulla da dire. Davvero nulla da dire. Allora, 59-36 questo contro il 53-20 con cui quasi inaspettatamente lui ha asfaltato il campione italiano nel primo set. Apertura per Ricci. No, era proprio macchina da guerra, 10 punti. Anzi, può ancora arrivare lo strike, il secondo consecutivo. No, per poco, sfiora il birillo, 10. Dieci punti di bocciata. Questa vittoria di Ricci nel secondo set sicuramente ha un valore fondamentale nella sfida, perché Lugli ha avuto un'occasione ghiottissima di mettere a segno un colpo
micidiale. Diciamo che da Lugli c'è stato un atto di coraggio, che forse poi col senno di poi è sempre facile, no? Dare giudizi, però esagerato. Non c'era bisogno di forzare la mano, e quella bevuta da 12 è stata la chiave di volta del secondo set. E adesso Ricci è tornato a giocare a un buon livello, ma attenzione, stavolta è infilato, ma non sarà facile per lui. No, anche perché non c'è molto spazio, c'è quella biglia, la propria biglia per Lugli. Lugli che ha risolto il primo set con un 16 a campo libero, stavolta è infilato, ma attenzione, può prendere la propria bianca e invece prende perfettamente. 16. Splendido colpo di Lugli. Davvero splendido. Ricci si era un po' infilato, ma Lugli si è preso il 16, non l'accosto, e quindi dovrà giocare anche la prossima in attacco con un pallino a metà biliardo. Bisogna andare di calcio e magari l'obiettivo è farlo passare sempre sulla stessa linea del tiro precedente per farne altri 16. Ma qui sbaglia grossolanamente il tiro. Alla fine gli viene in soccorso un accosto un po' fortunoso. Sì, non che fosse semplice, le candele non lo sono mai, però l'ho sbagliato di parecchio. Va l'accosto semplice, spingendo il pallino verso la propria biglia nella parte alta del biliardo. Lascia forse il pallino libero per un calcio due sponde, sì, qui doveva attaccarlo sulla sponda Ricci. E invece consegna lui la possibilità di giocare lunga corta, il pallino può passare su Castello e fermarsi nella parte bassa. È lì che prova ad attaccarlo, solo che l'ha giocata larga. E non prende il punto. No, non prende il punto perché la consegna a Ricci. Se non ha preso il punto, Ricci ha un'occasione di sopravanzare già Lugli con la prossima giocata di calcio. Beh sì. Anche se lo vediamo... C'è la boccetta rossa che e poi se sbaglia può mettere in discussione il pallino. L'accosto, certo. Potrebbe optare anche per i tre punti Ricci, visto la sua capacità balistica di bocciata. E in effetti si accontenta. Va a giocare la candela per accostarla, marcare così tre punti. E così è, tre punti. 13. Ricci. Stavolta arriva solo un 2. Accosto largo da parte di Lugli. Tre sponde. A infilare, a inserire la propria biglia tra il pallino e la biglia avversaria. Benissimo. Questa di Lugli è una bruttissima giocata. Sbaglia perché gioca all'angolo di calcio largo e quindi consegna la biglia di vantaggio a Ricci. Dopo un inizio in cui sembrava infallibile, in accorto Lugli ha lasciato spazio nel secondo, nella finale del secondo set con qualche errore di troppo, e adesso è Lugli che è in evidente difficoltà. Ora si affida alla sua magica giocata ad effetto a quattro sponde, ma anche questa non promette proprio un risultato eccezionale, invece ho sbagliato io ancora anche stavolta. Bella, bella, davvero molto bella. Ricci però può giocare a tre sponde per alzare boccette e pallino e mantenere la boccetta di vantaggio.
gli fa gioco anche l'appoggio sulla bianca. In effetti Ricci se la gioca molto bene, molto bene Ricci. Bella risposta da parte del campione italiano. Gioco largo, quindi c'è possibilità anche di pensare a qualche soluzione di realizzo, però è l'ultima biglia per Lugli, quindi sì, scuote un po' la testa, vi dice anche questa situazione me la devo in qualche modo ingoiare, perché Ricci ha la boccetta di vantaggio, un punto solo da recuperare, può già passare avanti in questo terzo set, e questo è un set molto molto importante, perché può veramente sparigliare la situazione. Chi vince questo set giocherà sicuramente il quarto con una forza diversa. Beh, Lugli se la gioca bene questa. Se l'ha giocata molto bene, anche carabolando sulla biglia di Ricci. Adesso ne ha addirittura tre. Forse sono solo due. Sì, sono due. Ultima biglia a disposizione per il campione italiano. Gioca sostenuto per andare sul pallino. E... pallino scivola dalla parte giusta. Sì. Occia di nuovo il rosso. Bravo, sì, Ricci. Ha anche provato, se l'avesse presa un pochino più stretta, a far andare il pallino invece sul castello. Due punti per Ricci, che scavalca Lugli, punto su punto. Seconda bocciata consecutiva, è arrivato due prima. E forse non ripete l'errore precedente, che siamo già a 10. 10 punti. 27. Sicuramente un gioco vivace quello con Ricci, anche perché lascia quasi sempre il pallino al centro del quadrato inferiore. Però ha dimostrato di sapersi adattare molto bene, Lugli. Nella semifinale contro Naderi abbiamo visto sempre accosti a sponda corta. Attenzione, perché adesso Ricci può andare all'attacco, gli può far gioco anche il colpo sulla bianca, e in effetti quello che tenta Ricci, può mandare il pallino sul castello, non entra a sufficienza. No. Però il tentativo era indirizzato nel modo giusto, gli poteva far gioco anche la boccetta dell'avversario in appoggio per mandare il pallino nella fila. Lugli... devo dire che sinora in questi due set ha dimostrato, questo siamo nel corso del terzo. Attenzione, perché Lugli va al calcio dove risponde sul pallino, se prende pieno si impalla nella rossa, potrebbe perdere la posizione di vantaggio, invece passa, e quindi nonostante una piccola sbavatura nella giocata il punto è del bianco, quindi ancora situazione di preminenza per Gianni Lugli. Ricci, che sembra votato a giocare un eventuale tiro di calcio. Beh, c'è quella biglia di Lugli proprio sotto. No, no. Alla fine sceglie di giocare l'accosto. D'altronde Ricci conduce 27-16, anche lasciando il pallino suo avversario. Sì, non c'è bisogno di forzare. Al massimo lo raggiunge. Ha ben accostato. Beh, qui comunque il pallino è libero per essere mandato sul castello e fermarsi poi vicino alla bianca. Ci prova Lugli. Beh, gli va bene, perché non aveva preso sicuramente al meglio. Sì, prendere il punto è già qualcosa. Tira un sospiro per lo scampato pericolo il modenese. Ultima biglia di Ricci. Sì. Gioca una tre sponde, come si avvicina al pallino ha, diciamo, assolto il compito, quello di dare la possibilità al suo avversario di fare pochi punti in accosto, ma posizionandosi così consegna anche a Lugli la possibilità di attaccarla di un tiro, ancora, sì. Tre sponde. Anche se la tre sponde qualche insidia la pone, essendo una boccetta bianca di fianco alla sponda, che può dargli molto fastidio, perché infatti, c'è anche una rossa, infatti cambia gioco, va a un accosto semplice, a un angolo di calcio, si accontenta dell'accosto semplice Lugli, accosto da tre punti, in realtà non tanto semplice.
Quindi il primo pallino 3 del terzo set per Lugli, lo boccia sul 19-27, ha fatto un 16 di rimessa con una bella tre sponde e poi questi tre punti di accosto. Ricci più bravo in accosto, tre pallini guadagnati oltre all'acchitto, c'è stato anche due successivi, però in uno ha fatto solo due punti, negli altri due, 2-10. Allora, prima bocciata del terzo set per il modenese, che ne marca due soli. E possibilità quindi di riprendere l'avversario. Ricci ha ottenuto il suo obiettivo, quello di passare una tornata senza farsi troppo avvicinare dall'avversario, che poteva anche impattare la partita, ma poi sarebbe iniziato una fase in cui il vantaggio sarebbe stato di Ricci, che adesso si gioca questo costo di precisione molto bene, devo dire, molto molto bene. Sì. Va a inserire proprio tra sponda corta e pallino. Lugli di effetto a 4 sponde, si può far gioco anche alla 3. E invece non gli fa gioco neanche tanto, anche se il punto lo prende. Sì, lo prende. Sembra che l'abbia preso. È d'accordo anche Ricci, quindi ha costretto a giocare per la seconda volta Ricci. Naturalmente è un accosto di precisione con la possibilità di vantaggio, bisogna cercare, certo, di avvicinarsi al pallino senza porsi nelle condizioni di essere attaccato. Questa è messa bene da parte di Ricci. Non sono vicine, non sono indirizzate. Sta cercando di mantenere a distanza, mettendo in difficoltà l'avversario, Ricci. 4 sponde d'effetto dalla parte opposta. Lui si gioca tutto con l'effetto. Notevole, eh? Notevole davvero. Bravo. Scrosciano gli applausi qui alla Sagrin, a Piazza Sagrini. Boccetta di vantaggio per il campione italiano. Cerca di portare via l'avversario, ma sbaglia. Dalla boccetta di vantaggio sprecata. Regala l'accosto a Lugli, un regalo inaspettato. Ha subito l'attacco Ricci dopo l'errore. Attenzione, qui è fortunato perché raccoglie 4 punti. I primi 4 di rimessa per Ricci in questo terzo set. Va più 10. Però adesso ne prende, perché Lugli ha l'accosto sicuro, può giocare anche il calcio. 5 punti comunque li dovrebbe realizzare. No. Eccoli qua. 5 punti per Lugli. Allora, 26-31. 6 punti solo da recuperare, 2 pallini consecutivi, stavolta Ricci ha sbagliato una boccetta in accosto e può pagar caro questo errore, perché questo è il terzo set, un set delicatissimo, siamo sull'uno pari. Ricci sembrava in fase crescente, ma ora può riprendere. Ha sbagliato, ha fatto quel grosso errore in accosto. Sì. Allora, e si riprende il comando Lugli, si riprende il comando. 36 e si porta in odore di chiusura del terzo set. Sorride soddisfatto Lugli, le cose si stanno mettendo bene nonostante aver perso il secondo set. Certo che è una bella soddisfazione per lui aver raggiunto questo obiettivo straordinario di giocarsi il tricolore.
Oltretutto mettendo seriamente in difficoltà un giocatore quadrato, solido come il campione italiano. E giocando anche molto bene, dobbiamo dire che ha avuto solo una sbavatura nel secondo set, quella scellerata giocata a 5 sponde, ma per il resto ha tenuto testa in ogni situazione a Ricci, sia in accosto che in bocciata. Qui tira un sospiro di sollievo perché temeva di essere corto. Lugli parliamo, eh? Bella, bella. Giocata molto difficile questa. Sì, era sì. Più facile pensare di giocare in testa alla propria, sopra il pallino e avvicinarla. Questa era un po' più delicata. Giocata alla perfezione, ma qui siamo allo stato dell'arte, della specialità. Ad effetto, attenzione. Effetto tre sponde. In appoggio sulla propria per fermarsi di fianco al pallino. Sembra un po' stretta. E quindi potrebbe il pallino scivolare verso Rosè, in effetti ha sbagliato qualcosa. Qui Lugli doveva giocare sulla propria, ha sbagliato completamente la direzione e adesso può prendere tanto. Da che sperava, cominciava ad aprirsi l'ipotesi di aggiudicarsi il terzo set, Lugli qui si è messo in difficoltà. Adesso dipende da quanto marcherà stretto questo accosto, ma in realtà non mi sembra che sarà tanto stretto. Carambola lo è. Sì, ma Ricci può giocare ad allargare, può succedere di tutto. E comunque è un pallino che difficilmente sfuggirà a Daniele Ricci. Due biglie a disposizione. L'ottimo sarebbe fare 8 di colore per bocciare sul 39, ma sembra che non sia questa l'intenzione di Ricci. Però ci prova. Se gli riesce di allargare il gioco, qui può farne comunque 3. Per adesso ne ha 3. E può giocare l'ultima in attacco. C'è una boccetta laterale attaccata a sponda. Finora nella due sponde non è stata eccezionale. No, non è stato propriamente eccezionale. Però vediamo se lo cava stavolta. C'è da aspettarselo che venga fuori da un momento all'altro. Sì, viene fuori nel momento giusto Ricci. Questa arriva bella. Sono 12 punti più i 3 d'accosto e sono 15. Sì. Realizzazione pesante. Sono 43 punti e quindi si porta in chiusura del terzo set. No, ma deve segnare anche l'accosto eventualmente, quindi se va a 3 va a 46. Ecco, mi sembrava mancassero i 3 punti. No, in questo momento ha segnato solo i 12 punti, vediamo quanti sono in accosto. Solo 2, quindi deve fare 3 birilli. 45 a 36. Sfiorato. Palla per il set, il terzo set. Ricci non sbaglia mai. Una macchina da guerra per quanto riguarda le bocciate, il campione italiano. Certo l'avversario non è da molto meno, 8 punti in bocciata significa chiudere 53 a 36. Alba del quarto set. Al tiro Gianni Lugli. Brutto errore. Pesa tantissimo la sconfitta nel terzo set, come volevosi dimostrare, e questo è sicuramente un segnale che dobbiamo tenerne conto, perché comunque sia Ricci ora conduce dopo aver sofferto alquanto per aver perso il primo set, e anche metà del secondo set è stato in balia di Gianni Lugli. Da lì in avanti però Daniele Ricci ha preso il sopravvento. Sì, poi soprattutto adesso... su una cosa sulla quale non sbaglia praticamente mai, sulla bocciata. Quindi questa è una garanzia di una tale messa di punti. Che non è che lo mette in tranquillità perché lui gli sta giocando bene, ma
Anche da dire che Lugli poi non è avvezzo a giocarsi fino alle cose importanti, mentre il più giovane, ricordiamo 35 anni Daniele Ricci contro i 54 di Gianni Lugli. In 3 stagioni da Master era la sua seconda finale e l'anno scorso se l'ha anche aggiudicata con un netto 3-0. È il primo anno, è arrivato terzo perdendo la semifinale, quindi è un 3 anni eccezionali di Ricci. Sì, ritmi pazzeschi. Anche se oggi lo vediamo soffrire un po', con Lugli. Anche nel gioco di rimessa non è stato esente da errori. Bella accosto di Lugli. Boccetta di vantaggio però per Ricci. Sì, può giocare sul pallino da abbassare. Se passa tra le due rosse fa un affarone, se si ferma vicino a una rossa comunque ha il predominio sul gioco e gioca sostenuto, come si abbassa quel pallino gli fa gioco. Bravo Ricci. Allora, 2 biglie, 3 punti. Ultima biglia a disposizione per lui. Tocca dopo 2, però va bene. È una biglia che può dar fastidio, ma Ricci comunque ha il doppio obiettivo, può far l'accosto appoggiando sulla bianca o sfiorando quel pallino. Può anche entrare anche un po' di più. 3 biglie e far 5 punti. Gioca per il colpo grosso. Come sposta quel pallino, non e l'ha spostato. Il rimpallo lo penalizza. Incredibile errore di Ricci. Guardate un po' il replay. La presa piena e si sono toccate 2 volte. Come toccava il pallino avrebbe comunque realizzato l'accosto, invece ha stoccato solo la boccetta e poi nel rimpallo è scappata la propria giocata. Allora, 2 punti della prima bocciata, ma ha trovato un accosto che è quasi un regalo a Rugli. L'avversario poteva fare addirittura 5 punti. Quindi come cambia la situazione? Si rigira immediatamente. 10 punti in bocciata e quindi va più 12. Rugli aveva sbagliato la prima bocciata del set perché veniva da una sconfitta pesante, quella del terzo set. Ricci invece ha sbagliato un accosto in questa tornata e lui l'ha subito punito con questo 10. Adesso è Lugli che ha tenuto il pallino a metà gioco appena sotto il castello e Ricci si infila anche in questa occasione abbastanza, non è propriamente indirizzato il tiro, però insomma è un invito per cercare il realizzo con la 2 sponde, quanto sembra, corta, a risalire. Quattro punti. Attenzione perché il pallino può scendere per farne altri. No, rimangono i 4 punti. Alla fine non va tanto bene a Lugli perché fa 4 punti, ma va sotto di 2. E quindi al di là di tutto costretto a giocare ancora in attacco presumibilmente questa tornata. Certo, tanto però una prevalenza di 16-0. Sta dimostrando nel gioco d'attacco di essere bravo tanto quanto l'avversario. Ora cerca di mandare il pallino o la boccetta sul castello. Con la correzione del pallino la boccetta rossa va ad abbattere solo il rosso. Soltanto il rosso, che sono 16 punti. Quindi, notevole realizzazione, si porta a 32. Ora però il rosso non c'è più e quindi non ha possibilità di chiusura. Lui deve solo cercare di limitare i danni. D'altronde Ricci con la boccetta lì in mezzo non potrà fare granché. Presumibilmente dovrà cercare di fare gli 8 di colore Ricci e sarebbero i primi punti di questo quarto set che per Ricci può essere decisivo per vincere il tricolore, mentre Lugli deve vincere
per portare la sfida al quinto decisivo set. Dunque, il tiro è infilato, però quel pallino non si sa da che parte può passare. Ricci lo va all'attacco a tre sponde. Ricci, attenzione, momento decisivo del set. E l'accosto non l'ha preso. Adesso sembra possa esserci il tiro di realizzo su quella boccetta bianca. Attenzione però, Ah certo, può tiro anche pericolosissimo, perché con la propria biglia al centro può travolgere un bianco. Può fare un birillo e gli otto di colore. Invece succede che beve otto, adesso ne fa otto di colore, ma poi secondo me farà un tiro di realizzo per cercare di fare più di otto di colore, perché adesso è una situazione difficilissima da recuperare. Può giocare sul pallino per farlo passare sul castello, e in effetti è quello che gioco sul 40-0. Ci vuole qualcosa di grosso e Ricci ci prova. Striscia di calcio. No, niente da fare, neanche il colore. A sto punto solo 5. 5 punti, situazione molto difficile per il campione italiano, almeno questo quarto set. Il quinto set sembra ormai alle porte. In ogni caso abbiamo visto del bel gioco. Beh, da quando è stato introdotto il quinto set, questa è la volta che ci arriviamo. Però sono stati set molto snelli, molto belli, molto combattuti. Ah, non è fortunato. Vediamo se nell'ultima passata, sì, sembra scendere, niente, fa solo il solletico, letteralmente il solletico, 4 punti. Sfortunato Daniele Ricci, è significativo questo quarto set davvero. Beh, in ogni caso se si conclude tra un po', è stato velocissimo, abbiamo visto un Lugli che ha fatto 20 punti di rimessa. E poi gli ha dato una mano Ricci con questa bevuta, anche un po' sfortunata, ma si è preso un bel rischio. Allora, Lugli la porta in zona lui più congeniale il pallino, cioè verso sponda corta, in basso. Però risponde da par suo Ricci. Un buon accosto. Non l'ha lasciata proprio sopra il pallino. Rischi, non l'ha preso. E qui sarebbe clamoroso se venisse il braccino Lugli, visto anche non l'ha preso l'accosto, perché è di biglia di vantaggio a Ricci. Ricci in questo momento non ha più nulla da perdere in questo set, se non altro ha la certezza di arrivare al quinto anche perdendolo, mentre Lugli non si può permettere il minimo errore. Beh, bell'accosto. Adesso ne ha messe due biglie proprie a protezione del pallino. Sì. Ricci, effetto a tre sponde. Deve mandare la propria vicino al pallino. Entra troppo. Ed è un guaio per lui. Sì. Se ne va due biglie, sono tre punti in questo momento per Lugli. Ora. Beh, non ci sono molte più chance adesso. Sì, due sponde, ma Ricci può solo sperare in un errore del suo avversario, che come si guadagna il pallino, boccia per il set. E ci abbiamo a vedere la giocata di Lugli. Attimi di sospensione per lui. Biglia pesante questa. No,
gioco sostenuto. Bravo, bravo Lugli. Bella scelta, anche perché stava per chiudere. Devo dire, due punti soli, ma qui non è stato fortunatissimo, coraggioso, non fortunatissimo, due soli punti, poteva chiudere come dicevo. Adesso gliene servono 8. Questo quarto set ha fatto un passaggio vuoto, poi un 10. Adesso gli basta il filotto. L'avversario ha girato dall'altra parte, non vuole vedere. Ma non credo sia per quella, anzi. Vabbè, ora ci guardo. Due punti. Arriva la chiusura. Sì. 10, 52-9. Noi andiamo in pubblicità, ci rivedremo tra qualche istante, subito dopo intanto rivediamo il tiro conclusivo di Lugli, questo 52-9, due pari, ed eccolo qua. Linea alla pubblicità, tra poco. Di nuovo collegati con Piazza Sagrini e siamo arrivati alla bella. E che sia davvero bella, così come lo è stato sinora. Un susseguirsi di emozioni in questa finale. Primo set, devo dire, leggermente a sorpresa, perché non ci aspettavamo un Lugli così arrembante, a giudicarsi addirittura 53-20 il primo set. E poi Ricci, avanti, a vincere i due successivi set sul 2-1, è mancata la zampata finale, anzi è arrivata la parità, devo dire meritata, da parte di Lugli. Sì, diciamo, e a questo che... punto è assolutamente indecifrabile il risultato, l'esito di questa finale. Con Lugli alla sua prima finale da Master Boccetta, Ricci ormai avvezzo alle finali, cioè sarebbe la sua seconda consecutiva, ma soli 3 anni Master. E adesso comunque la sfida riparte da capo, ci sono stati dei momenti favorevoli per Lugli nella prima fase, sembrava invece Ricci aver preso il sopravvento dopo essersi portato sul 2-1, ma poi in questo quarto set non c'è stata storia e adesso diciamo entrambi vedono il traguardo a portata di mano. Tanto aperto con un 2 di bocciata non particolarmente... significativo, Ricci, su quello che è il suo fondamentale. Però tanto gli regala l'accosto Lugli. E anche se alla fine, oltre a regalargli l'accosto, si crea un presupposto di un eventuale tiro di rimessa a realizzo, perché ha portato la boccetta rossa appostata in prossimità del pallino con una 3 sponde, può indirizzare proprio il pallino stesso sul castello ed è quello che cerca di fare Lugli. Gli può far gioco anche la correzione della propria boccetta bianca laterale. Ben eccolo giocata, qua. Giocata sì. Benissimo. 12 punti. Lo sviluppo di gioco del tiro precedente ha favorito questa soluzione. Che, sul 3 sponde di rimessa Lugli si è dimostrato superiore a Ricci, sinora in questa finale. Ricci è orientato a giocare il calcio sul pallino, neanche di precisione ma di forza. Anche perché l'avversario ha già dato un segnale importante, 4 punti e a momenti... Qua in vista per Ricci, perché ha rischiato tanto Ricci. Sì, ha fatto 4 punti ma si è giocato la boccetta di vantaggio. E deve prendere assolutamente il punto perché se no ha la propria boccetta lì in piazza. Sono segnali importanti questi. Un segnale un po' di impazienza di Ricci in quel tiro di calcio sul pallino libero che nascondeva l'insidia di perdere la boccetta di vantaggio. Adesso consegna Gianni Lugli. Tu giustamente un po' di impazienza c'è stata da parte di Ricci. Forse ci voleva un po' di pazienza a mantenere la boccetta di vantaggio e andare alla bocciata, invece così consegna Lugli il secondo pallino consecutivo e Lugli naturalmente lo sfrutta sul 14-6. Boccia. 2 punti allora in accosto. E va la bocciata. Sì, prima bocciata del quinto e conclusivo set. Siamo alla bella. Solo la finale si gioca al meglio dei 5. Lugli ce l'ha fatto. Vinto il primo, sconfitto nel secondo e nel terzo. Poi ancora una bella affermazione nel penultimo.
posizionato il pallino, adesso si appresta al suo primo tiro di bocciata. Importante la respirazione, perché ovviamente cominciano davvero a essere i momenti conclusivi della sfida finale. Tutti gli errori sono gravi, più che mai quelli commessi nell'ultimo set. E qui vediamo se arriva la fila. Arriva, 10 punti, segnali, tutti segnali positivi per il modenese. Con questo 10 va a più 18. La pressione su Ricci sale a 1000, è lui il campione, è lui che deve difendere il tricolore. E però Lugli vede uno spiraglio per un'affermazione grandiosa a coronamento di una carriera straordinaria, manca appunto un titolo importante come questo, e quindi il carpigiano è veramente in un momento idilliaco per la sua... Sì, sì, ma stanno girando tutte bene le cose, ma girano non perché la buona sorte l'abbia graziato, se le ha conquistato tutte. Adesso vediamo, forse questa è una sbavatura, non indifferente. Questo è un errore perché è stretto, quindi passa stretto, non va a inserirsi fra la biglia di Ricci e il pallino. Quindi doppia biglia di vantaggio a Ricci. Lugli, ripetita Juvent. Vediamo se ha imparato nella traiettoria della prima, del primo tentativo. Sì, questo è perfetto. Questo è perfetto. Due biglie di vantaggio per Ricci, ma sono di quei vantaggi che in questo momento sono importanti, ma non così sostanziali, perché l'avversario sta giocando bene, ha tanti, quasi 20 punti di vantaggio. Ricci alle prese con un tiro non agevole. Eh sì, perché il secondo accosto, ripetita Juventus, stavo dicendo, in effetti ha imparato decisamente dalla prima, ha fatto un bellissimo accosto Lugli. Si gioca una sbracciata a tre sponde per il realizzo sulla bocciata dell'avversario. Buona la soluzione finale, perché prendi il punto. Sì, l'obiettivo sì. Era di mandare quella bianca sul castello, ma bisognava riempire quel pallino, invece no, ha rischiato appena... veramente di finirci pure con la propria di nuovo sul castello, quindi insomma era importantissimo comunque guadagnarsi la costa per Ricci. È stato bravo intanto a togliere quel pallino di mezzo. Sì, adesso... tanto di cappello a Ricci. Adesso per Lugli poche possibilità di contrastare l'accosto a Ricci. Si gioca comunque un tentativo di realizzo sul pallino. Ah, guarda. Gli potrebbero arrivare dei punti? No, non è fortunato perché va a incastrarsi nel castello senza abbattere anche un birillo. Sì, ma il guaio per Lugli può arrivare adesso. Ha portato il pallino in una posizione delicata che può essere sfruttata, certo, da Ricci. Certo che sì. Non è stato fortunato, anche se bisogna riconoscere nei tiri di rimessa Lugli è davvero molto preciso. Ma qui è stato calcio, solo leggermente corto. Ha di calcio sostenuto Ricci. Non mi piace nulla di questo tiro di Ricci. No, anche perché rischia di bere. No, 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 adesso la prossima la può giocare di precisione, perché c'ha già l'accosto quasi certo, si appoggia sul pallino, deve fare il rosso per il top, ma non può permettere la minima preparatura. No. Non può permettersene, no? Questa è una giocata fondamentale per Ricci. Fondamentale, che invece non lo è, perché niente, non tocca nulla. Niente. Quindi sono due biglie, due bocce e due boccette, tre punti. No. Non riesce ad avvicinare l'avversario. Certo, adesso il tiro di bocciata, ma è in sofferenza. E lo vedremo adesso da quello che è il suo punto fondamentale, esordito con un 2 di bocciata in questo quinto set, se si dovesse ripetere è un segnale. E vediamo, ultima passata, non è fortunato, no, 4 punti. Non riesce ad avvicinarsi più di tanto, 13 più 11 per Lugli.
costo del Modenese. Risposta a tre sponde di Daniele Ricci, un tiro che mai è nella memoria di entrambi, perché sono costretti a farlo quasi in ogni circostanza, perché eseguito, il gioco è sempre lì. Eseguito alla perfezione, sì, abbiamo assistito a un gioco in cui il pallino dopo la bocciata è quasi sempre al centro del quadrato inferiore. Un due sponde. Buono. Gioco aperto, come vedete va a controllare l'impatto col pallino, possibilità di indirizzarlo, oltretutto c'è anche la propria biglia in arrivo, è sotto di una boccetta, ma certo quando la situazione è così non ci si non può più sbagliare né l'uno né l'altro, ma lui è 11 punti sotto. Ce lo giochi in accosto, due sponde, non va all'avventura. Deve questo cercare... è significativo anche del cambio psicologico da parte del campione italiano, che però la prudenza come non vedete, si prende la costa. Brutto momento per Ricci adesso. L'avversario due boccette di vantaggio adesso. Davvero una situazione difficile. Certo, adesso deve prendersi un accosto perfetto. Messo malissimo Ricci, perché Lugli può giocarla a tre sponde e può far praticamente partita. Sì. Qui può fare i punti con la boccetta e prendersi l'accosto per il tiro del match. Vediamo. Possiamo andare verso la chiusura di questa finale. Tre sponde del calcio da parte di Lugli. Impatta col rosso ma la prende sull'esterno, quindi non ci sono punti di Castello. Ha preso il punto però, può giocare per il colore o eventualmente il tiro di calcio. Col colore boccerebbe sul 32, se va al calcio, realizzando il top, boccia per la vittoria, per il tricolore. Ma tre punti li ha, non sono sicuro che abbia. No, per il momento ne ha solo due, secondo me ne ha solo due, ma poteva fare il colore, ma va di calcio, perché l'obiettivo di farne 16 vorrebbe dire bocciare sul 42. Attenzione. Questa l'ha presa bene, sono 4 più 4, 8 punti. Punti pesanti, 32 sono quelli dal Castello. E poi 3, pensa, 3. Allora, 35. Nessuna possibilità di chiusura, ma una marcia di avvicinamento direi molto, ma molto decisa. È davvero molto vicino al suo primo titolo italiano, storico per questo 54enne, master dal 2011, agente di commercio. Cioè lo era già stato una prima volta nel 1998, poi lo è ritornato parecchi anni dopo, 13 anni dopo. Da 2011 a oggi, 7 stagioni, la sua prima finale. La paura fa 90-0. Questo è sicuramente un segnale anche per Ricci, che non deve abbassare la guardia nonostante la difficoltà che gli dà la differenza di 22 punti di ritardo. Deve star lì, perché Lugli con questa bocciata sbagliata consegna a Ricci una possibilità in più di recuperare. Ricci non si posiziona benissimo. No, e 22 punti sono sempre tanti e l'altro può sempre fare, può sempre chiudere con un tiro di rimessa. Sì, secondo me va l'attacco Lugli. C'è il doppio bersaglio. Con 16 chiude. Silenzio, che è un momento terribilmente importante per il Modenese. No. Il primo tentativo, il match ball, non no. È riuscito. A devo dire, il braccio si irrigidisce quando si arriva in certi momenti. Si sta disputando il titolo italiano e stavolta incomincia davvero a farci un pensiero. Sì. Adesso lo vede proprio portato di mano Lugli. Ha già sbagliato la bocciata in maniera anche abbastanza, chiamiamolo, clamorosa. Ma soprattutto questo tiro non era indirizzato e ci voleva un mezzo miracolo fare il 16. Adesso prova il 16 sulla boccetta di
dall'altra parte. Laterale di calcio, incredibile Luigi. No, giocava per la Costa, ho commesso io una banalità di interpretazione di gioco. Giocava per la Costa Trisponde, l'errore non è stato sicuramente... Sì. Non ha cercato il calcio. D'altronde sarebbe stata una sorpresa andare di rimessa quando non hai l'accosto. Mentre continua Ricci a commettere degli errori. Questo è un bruttissimo tiro di Ricci. Questa è l'ultima biglia. Vediamo, qui può consegnare il campionato italiano, può passare dal petto del Modenese, cioè del Riminese. Allora, se bella. Lo prende, bella. Questa giocata è bella. Qui può tirare un sospiro di sollievo perché ha rimediato bene al proprio errore. Però con una due sponde il pallino si vola in basso, può farne tre lugli e bocciare sul 38. E quindi in teoria avere anche la palla del match con una bocciata. Difficile che arrivi un 12, ma tanto vediamo. Prima prendersi l'accosto. Se ne prende due. No, sono solo due, sì. Due. 37, nessuna possibilità di chiusura, però secondo pallino consecutivo Ricci ha avuto l'occasione col piede di vantaggio di riguadagnarsi il diritto alla bocciata, invece ha sbagliato una boccetta e boccia Lugli. Meno 13 da tricolore, questa è una bocciata direi fondamentale per avvicinarsi al traguardo. Allora non c'è il rullo di tamburi perché qui non può arrivare la chiusura. Però certo, psicologicamente, avendo 24 punti di vantaggio, se adesso ne fa almeno 8. Due. 10 mi sa. Altro che sono 10. E arriva lo strike. Addirittura 12. 49 punti per Gianni Lugli, che vede il tricolore veramente a un soffio. È quello che sembrava un sogno, sarebbe stato difficile se pensava a battere l'armata del campione d'Italia. Invece l'ha messo in sotto sin dal primo set. Poi Ricci si è fatto avanti 2-1, impattato nel quarto e adesso in enorme difficoltà. E il titolo, il tricolore, e ha un soffio, vero. I tiri della disperazione diventano quelli di Daniele Ricci, che cerca di marcare punti, avendo un disavanzo di 36, tra parentesi. Sì, il suo obiettivo era quello di fare dei punti con quel tiro due sponde e poi di giocarsi le ultime tre per la chiusura. Adesso la prima è andata male. Oltretutto con quel pallino lì, o marca tanti punti, lui gli porta via il pallino, o lui gli veramente... Qualunque cosa faccia, qualunque birillo abbatta, è buono, sono 4. Può rimettere l'arbitro Marilungo il birillo laterale che mancava. Lugli con l'accosto chiuso, Ricci due boccette. Ne ha 17, un miracolo, deve fare sì, 33 miracolo. Punti. Anche se non se l'è sentita di giocarlo quel pallino. Non se l'è sentita. D'altronde la boccia di vantaggio è molto importante perché sì, con l'accosto si chiude. Gli basta l'accosto per chiudere, certo. Ricci prova un colpo di coda finale, cerca il realizzo su quella bianca e qui invece arriva praticamente la sconfitta. Arriva quasi la chiusura. Adesso gli dà la stretta di mano. Gliela dà. Vince senza Lugli. L'ultimo tiro, è Gianni Lugli. Onore al merito a questo giocatore che è riuscito, devo dire, una grandissima stagione. Il più regolare insieme al campione italiano. Era dietro soltanto nei punti fatti e in quelli subiti, ma è riuscito a mettere mani a questo incontro sin dal primo set, ha dimostrato con grande caparbietà, oltretutto andando sul gioco dell'avversario. Davvero grandi complimenti a Gianni Lugli. Prima finale, primo titolo, è arrivato a 54 anni, ma grande merito a questo giocatore coriaceo, come detto di Carpi nel Bodenese, ma tesserato per Reggio Emilia. Allora,
Yuri Minocchieri 2 settimane fa a Cervia, per lui 33 titoli e il primo titolo per Gianni Lugli. Ma che bello poter raccontare anche la soddisfazione di questo. D'ora in avanti lo chiamerò Paul Newman, il Paul Newman delle boccette. È stata una stagione straordinaria per tutto il biliardo boccette e dobbiamo chiuderla con questa affermazione di Lugli, che è un capitale per tutti perché è un esempio di serietà, capacità e bravura. Bene, siamo arrivati in chiusura. Grazie a voi di averci seguito qui da Piazza Sagrini di Fermo. Ci rivedremo ovviamente per il prossimo anno della stagione. Ovviamente rimane da completare le finali delle altre specialità, a cominciare da San Vincent con la stecca. Per le boccette il prossimo anno ci rivedremo con Loris De Cesari. Grazie a tutta la squadra, coordinata dal lavoro della regia di Pietro Sollecchia. Alla prossima stagione.